Pace a tutti, per chi non mi conosce sono la sorella Carmela. Oggi voglio parlarvi del percorso che mi ha condotto ad aprire totalmente il mio cuore a Cristo Gesù. Io sono nata in una famiglia cattolica, però il Signore Gesù è stato sempre presente nella mia vita, l'ho sentito sempre molto vicino in ogni momento. Ma il Signore ha cominciato a parlare al mio cuore quando avevo 11-12 anni, quando il fratello di mia madre, che era entrato da poco nella fede, mi ha iniziato a parlare del Signore e io ho visto in lui veramente un cambiamento, una luce diversa nei suoi occhi, nel suo sguardo, una gioia che prima veramente non vedevo nel suo volto. Io sapevo che diceva la verità, infatti a mio zio gli dissi: io so che tu dici la verità, ma al momento, cioè, non credo che questo sia il momento. E così, diciamo, gli anni sono passati, ho continuato a pregare al Signore dicendo che di conoscere un ragazzo che mi avvicinasse sempre di più a Lui. In effetti così è stato, ho conosciuto Piero che era nella fede, che è nella fede, che è diventato mio marito e quindi abbiamo iniziato questo percorso assieme, andando in chiesa assieme, ascoltando i culti. Il Signore veramente lo ringrazio perché è stato sempre presente nella nostra vita e ha fatto grandi miracoli anche per noi. E veramente, solo che quando diciamo mi trovavo poi in chiesa, poi a un certo punto il mio cuore è come se si è scosso e sentivo il Signore ho detto fa tanto per me, io ancora perché sto ferma, devo muovermi. Così ero in chiesa e c'era una scopa. Allora il Signore parlò al mio cuore dicendo inizia così. E a servirmi, così ho preso quella scopa, ho iniziato a servire il Signore Gesù, perché il Signore Gesù vuole che noi siamo umili, che iniziamo dalle cose umili. Il messaggio che mi sento di darvi oggi a ognuno di voi è che il Signore, così come ha scelto me, sceglie ognuno di voi, sceglie veramente ognuno di noi. E il Signore conosce le sue pecore e le raduna ad uno. E dobbiamo veramente aprire il nostro cuore totalmente al Signore e Lui lo riempirà. Quella pace che molti cercano, credetemi, la potete veramente trovare solamente nel Signore Gesù. Lui riempirà il nostro cuore, il vostro cuore di quella pace che solo Lui può dare. E quindi aprite i vostri cuori totalmente al Signore, arrendetevi a Lui, solo Lui va dalla salvezza, solo Lui veramente vi darà quella pace che i vostri cuori cercano in tante cose, ma che non possono trovare, perché solo Lui può dare la pace ai nostri cuori. Veramente fratelli, veramente Dio vi benedica grandemente, che la luce veramente del Signore possa risplendere su ognuno di noi. Quindi non vi scoraggiate, ma aprite i vostri cuori al Signore, apriamo i nostri cuori al Signore e Lui li riempirà. No, 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 Lui è sempre vicino a noi in ogni momento della nostra vita. Perché lui ci conosce fin dal grembo materno e noi siamo i suoi figli. Cerchiamo veramente di rimanere nel Signore e lui veramente ci guiderà in ogni cosa. So che il percorso che abbiamo iniziato e che stiamo facendo con mio marito è ancora lungo, dobbiamo tanto crescere, ma il Signore so che è con noi e che non ci abbandonerà mai. Quindi veramente rimaniamo fermi nel Signore Gesù. Amen. Dio vi benedica grandemente.